che a lungo era sembrata essere una corsa a due per il trono del campionato tra Ronco Edelweiss e Del Duca Ribelle, in realtà aveva allargato i propri confini sino ad includere anche il Tropical coreano. Riminesi, che ormai avevano svestito i panni del terzo incomodo per rientrare completamente nel giro della promozione diretta grazie alla vittoria di mercoledì con il Torconca, anche se quest'oggi c'era un match durissimo, quello contro la Sampierana, che inizia in discesa per gli ospiti. Rigore concesso per il fallo di Borghini ai danni di Battistini. Siamo al settimo minuto, dal dischetto c'è Giovannetti pronto alla trasformazione, vincente la sua. Spiazzato il portiere del Tropical Romani, 1-0 per la Sampierana, e sfida complicata dunque per un coreano che però non fa una piega. Siamo al 23esimo minuto, la palla filtrante, abbiamo visto anche un colpo di tacco propiziatorio del pareggio di Stanco, 1-1 tra coreano e Sampierana, tutto dunque da rifare. Siamo sulla posizione di parità tra queste due formazioni, ma adesso è il coreano a fare la partita. 26esimo minuto, calcio di punizione di Matteo Vittaioli. La risposta determinante, quella di Zollo per quanto riguarda la Sampierana. Dalla parte opposta, calcio d'angolo per i cesenati, palla che spiove al centro dell'area di rigore, li accicano in due incredibilmente. Bini e Collini falliscono l'occasione per riportare avanti la Sampierana in casa del Tropical. Calcio d'angolo anche per il Tropical, 37esimo minuto, palla che spiove al centro, c'è Farnetti che sfiora il palo di una porta rimasta sguarnita dopo l'uscita di Zollo. Calcio di punizione per il coreano al secondo minuto della ripresa, palla che resta viva sotto misura e mettendo a repentaglio anche la propria incolumità, Farnetti di testa riesce a trovare il gol del sorpasso del Tropical coreano. Ci segnalano nessuna conseguenza per l'attaccante del Tropical e di questo ci felicitiamo, lo vediamo infatti partecipare all'azione che per poco non produce il 3-1 con Matteo Vittaioli che scarica sul fondo, si rimane dunque col 2-1 per il Tropical. Siamo arrivati nei minuti finali di questo match, siamo all'86esimo, la profondità cercata dal Tropical, l'errore grave, quello commesso da 40 che lascia spazio a Montebelli che firma il punto del 3-1 e chiude sostanzialmente il match. Lo chiude perché successivamente la Sampierana cerca un assalto alla disperata, si espone al contropiede del Tropical coreano innescato da Vukai che arriva davanti al portiere e da lì proprio non può sbagliare. 4-1 per il Tropical coreano e altra grande prestazione per la squadra riminese che ottiene una sonante vittoria contro la Sampierana e resta dunque in scia della capolista Ronco e della seconda forza, della capolista Del Duca e della seconda forza Ronco Edelweiss.